E anche oggi il venerdì di Rete 8 è vegano insieme alla nostra chef Letizia Monaco, che ci prepara sempre dei piatti vegani e vegetariani veramente gustosissimi. Oggi sarà anche bellissimo, secondo me. E in linea anche con la stagionalità. È vero. Allora, oggi facciamo una cosa molto, molto rapida, molto fresca e molto colorata. Facciamo un hummus di ceci, quindi molto classico, con delle verdure novelle, visto che ho trovato queste belle cosette al mercato. Diciamo che utilizziamo queste. Sono d'accordissimo. Allora, prepariamo l'hummus, anzi te lo prepari tu l'hummus, mettiamo tutto e tu frulli, così facciamo prima. Sì, sì, benissimo. E mentre io poi passerò un attimo le verdure in padella, così le rendiamo un pochino croccanti e dorate. Ok, perfetto. Quindi le verdure le dobbiamo semplicemente saltare. Le saltiamo, le manteniamo più o meno quasi integre. Allora, per l'hummus mettiamo dei ceci, quindi ricetta proprio classica. Ok. E della tahine. Quanto è buona la tahine. Sai che ho trovato la tahine di sesamo nero? Dai. A Firenze l'ho trovata, qui non arriva, non esiste, non la conoscono. Succo di limone. Dopo che ho mangiato il sesamo nero, allora ho fatto delle puntate di cucina cinese e giapponese, e loro utilizzano una specie di salsa, credo che sia una specie di tahine di sesamo nero, ma buonissima, buona, la usano tantissimo. Aggiungiamo anche lo spicchietto d'aglio e mettiamo un pochino di acqua fredda, poi nel caso controlliamo la densità e l'aggiungiamo. Chiudiamo. Chiudiamo e cominciamo a frullare. Ah, ok. Vediamo un po'. Ok, tutto tuo. Vado. Allora, io nel frattempo comincio a ripassare le verdure, ok? Ok. Vediamo un po', perché allora deve venire bello fluido, senza grumi. Allora un altro pochino di acqua magari mettiamo. Ok. Questa purtroppo è un'operazione un po' fastidiosa da fare perché è rumorosa. Ok, qui. Siamo vicini. Allora, vediamo un po' come procede. Forse un altro po'. Allora, ma ci siamo? Ma guarda, direi che quasi ci siamo, perché se aggiungiamo altro acqua viene troppo liquido. Okay. Allora, diciamo che per fare bene l'hummus dovremmo avere comunque un frullatore potente. Okay, perché altrimenti rimane sempre un pochino grumoso, però. Quindi va bene così. Diciamo che va bene così. Okay. Allora, nel frattempo ci prendiamo le nostre primizie, diciamo così, cioè tagliamo, le abbiamo lavate chiaramente prima. Allora, ci tagliamo quindi le nostre primizie. Quindi dobbiamo tagliarle in maniera grossolana. Allora, le tagliamo perché lasciamo fondamentalmente in terra. Guarda quanto è bello il... Questa è una carota piena? No, è il ravanello bianco. Ah, un ravanello. Addirittura esistono le carote bianche, no? Penso di no, io non le conosco perlomeno, poi magari troveremo anche quelle prima o poi. Allora, niente, facciamo semplicemente dorare in padella. Comunque devono rimanere troppo croccanti. Assolutamente sì, è proprio questione di qualche secondo, giusto per farle dorare, diciamo, ok? Ci mettiamo anche le cimette. Ci sono cime di broccoli, giusto? Sono, sì, broccolo romanesco. Ok. Sembrano dei broccoli spaziali quelli romaneschi. Hanno questa forma. Hanno una forma bellissima, sì, effettivamente. Particolarissima. E questa è una ricetta che possiamo variare anche in base alla disponibilità delle verdure, quindi in base a quello che abbiamo, a quello che troviamo al mercato, alla stagione che ci offre di volta in volta dei prodotti diversi. Io ad esempio volevo utilizzare i cavolfiori quelli colorati, però non li ho trovati. No. Sono proprio curiosa di vedere come andrai ad impiattare. Allora, i cavoli forse non l'abbiamo detto, li avevamo lievemente sbollentati, sì, proprio per 3-4 minuti, non di più. Altrimenti... Anche i ceci che abbiamo utilizzato. I ceci chiaramente erano ceci lessati, però abbiamo dato per scontato che l'hummus, perché forse ne avevamo già parlato, molto probabilmente, sì, quindi... Quindi proprio olio e basta, senza aglio. Olio e basta, adesso ci mettiamo un pochino di sale. Eccolo qui. Lo passo. Sì.
Vanno praticamente imbiondire leggermente, giusto? Sì, guarda, giusto farle un attimo quasi rosolare, ecco, coloriamole un pochino. In realtà potremmo anche passarle in forno, però chiaramente è molto più rapido fare questa, certo, questa cosa in padella. Certo, più immediata come operazione, certo. Allora, questa le lasciamo andare ancora un pochino. Sì. Noi ci impiattiamo il nostro hummus. Quindi lo andiamo praticamente a spalmare. Sì, ce lo spalmiamo e ci mettiamo vicino le nostre verdurine. Ha un profumo. Poi la tahine gli dà, si chiama tahine, sì. Gli dà proprio un gusto. Ecco, ci vorrebbe la pinza per fare questa operazione, ma ce la siamo dimenticati di là. Questo praticamente piatto completo, piatto unico. Sì, guarda, l'ideale sarebbe magari accostarlo a del pane tostato. Ah, okay. Cioè, secondo me è molto, ci guadagna tanto. Sì, magari da mangiarlo insieme alle verdure, il pane, no? Sì, anche con l'hummus, che insomma si. Sì, infatti, perché si trova si riesce bene. Proprio. Decisamente sì. Ok, praticamente ci siamo. Ci siamo. Aggiungiamo un pochino di olio sull'hummus, però insomma già le verdure sono condite, quindi. Ci siamo praticamente. Praticamente sì, ci siamo. Ci siamo. Il nostro hummus di ceci, tra l'altro, è una ricetta veramente veloce da fare, perché fondamentalmente ceci l'estate spesso le abbiamo a casa, anche se non abbiamo voglia di farli, devo dire che in commercio se ne trovano diversi già pronti e possiamo approfittare. Poi, ecco, prendiamo spunto da questa ricetta anche per magari utilizzare quelle verdure che magari abbiamo a casa e vogliamo in qualche modo recuperare, perché no, in un piatto diverso. Grazie Letizia per questa ricetta. Grazie a voi. E come sempre, grazie a voi. Vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Domani c'è la nostra rubrica dedicata alle ricette senza glutine, domenica la pasticceria e poi da lunedì si ricomincia la settimana, sempre nuovi chef, sempre per celebrare l'Abruzzo, i suoi prodotti meravigliosi e sempre grazie ai nostri chef e a voi che ci seguite. A domani. Ciao. L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha dato alla dieta mediterranea il patrimonio culturale. Questo indica che la nostra alimentazione è veramente voluta da tutti i popoli del mondo.